cibo è una parte fondamentale della cultura. Ed è diventata parte di noi e di quel che siamo. Conoscere la cucina tradizionale di un paese significa conoscerne anche la storia. Una storia fatta di dolce e di salato. Bambini di tutto il mondo mangiano cose diverse. Cibi piccanti, speziati, dolci. Dal sapore forte o delicato. Ma i cibi, anche se hanno forme e gusti differenti, vengono preparati con gli stessi ingredienti. Il cibo è un'occasione per incontrarsi e fare festa, ma anche per confrontarsi e conoscersi. Blea! Cosa sono queste minuscole palline? Si chiama couscous. È un alimento tipico del Nord Africa, costituito da granelli di semola cotti a vapore. Assomiglia alla paella spagnola, anche se i chicchi sono più piccoli. La paella è fatta con il riso, condita con carne, pesce e verdure. Anche noi mangiamo il riso, ma preferiamo gli spaghetti. Il riso in genere si mangia quando siamo ammalati. Noi giapponesi, invece, usiamo tanto il riso nei nostri cibi, come nel sushi, che è un piatto di pesce e verdure. Ogni tanto ci mettiamo anche le uova. Quello è sushi, non ha un aspetto invitante, sembra pesce crudo. Ah, io non lo mangio nemmeno il pesce crudo, non mi piace. Hai ragione, meglio i tacos che si fanno da noi in Messico, con farina di mais, carne, formaggio e salsa piccante. Salsa piccante? E se poi mi brucia la gola? No, io preferisco i pieroghi, un piatto tipico russo. Sono tortelli ripieni di marmellata o miele. Però io non ho mai mangiato il sushi. Assaggiamo. Non è male. Anzi, sapete cosa vi dico? È buono. Assaggio gli spaghetti, mentre io assaggio anche il couscous. Buonissimi. Anch'io voglio provare. Non possiamo dire che un cibo non è buono se non lo assaggiamo. Non possiamo dire che una persona non ci piace se non la conosciamo. Anche se i cibi sono differenti, sappiamo che vengono preparati con gli stessi ingredienti. Così come tutti i bambini del mondo sono fatti con gli stessi elementi.